Alle prime luci dell'alba perde la vita Giuseppe Fiore, guardia giurata dell'Ivery. Stava tornando dopo il lavoro nella sua residenza a Trivento. Il sinistro è avvenuto sulla Trignina. L'intera costa adriatica molisana è stata interessata dalla Giornata Verde, iniziativa ambientalista per la pulizia dell'arenile di Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero. Nascita di Isernia, l'Adiform si interesserà della formazione dei nuovi quadri dirigenti, una iniziativa di qualità presentata in giornata a Palazzo San Francesco. Per lo sport oggi a Campobasso il Memorial Prospero Musacchio per le categorie giovanili, 8 le rappresentative, domani invece la Corrisernia sulla distanza dei 10 km. Buon fine settimana a tutti. Iniziamo purtroppo dalla cronaca il nostro telegiornale. Tragedia sulla Fondo Valle Trigno, in territorio di San Giovanni Lipioni, ha perso la vita Giuseppe Fiore, guardia giurata di Trivento. Stava tornando a casa dopo una notte di lavoro, lascia la moglie Michelina e 3 figlie. Attorno alle 5.30 di oggi un tremendo impatto sull'asfalto della Fondo Valle Trigno ha tolto la vita a Giuseppe Fiore, guardia giurata dell'Ivery, che stava rincasando nella sua abitazione a Trivento. L'incidente mortale si è verificato a pochi chilometri dal paese, sul Trigno, in territorio di San Giovanni Lipioni, tra il viadotto, la fabbrica e la galleria Serrine, quest'ultima non illuminata. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Sembrerebbe che a causare l'impatto frontale possa essere stato un colpo di sonno o un malore dello stesso vigilante di 58 anni che era alla guida di una Fiat Panda. Sull'altra corsia un Alfa 159 condotta da 2 giovani imprenditori del settore manifatturiero, sempre di Trivento, che non sono riusciti ad evitare l'incidente al centro della carreggiata, al chilometro 45 della superstrada. Per questi ultimi solo ferite poco rilevanti e accertamenti in ospedale. Giuseppe Fiore, per tutti Peppino, stimato lavoratore, l'autopsia all'obitorio dell'ospedale di Vasto. Grande la commozione in paese. Ancora cronaca, la crisi economica e i problemi del lavoro hanno portato all'esasperazione un'altra persona. Questi probabili motivi che hanno spinto una donna cinquantenne, il cui corpo senza vita è stato ritrovato a Ferrazzano, il paese in cui la vittima aveva residenza, ad intervenire sul luogo i carabinieri e il 118, che mantengono tuttora uno strettissimo riservo. Cambiamo argomento, tutto il litorale adriatico è stato interessato oggi dalla pulizia delle spiagge, una iniziativa svolta da gruppi di volontari per la rimozione di piccole discariche, l'evento voluto da Ambiente Basso Molise, per noi Emiliano Perazzelli. Si chiama Green Day Molise 2014, la giornata verde organizzata dall'Ambiente Basso Molise in collaborazione con l'amministrazione comunale di Termoli e la nascente associazione di guardie ambientali volontarie Moligav. Sponsor ufficiale della manifestazione è la BCC Credito Cooperativo Sangro Teatino di Guglionesi. Così non solo a Termoli, ma in concomitanza con altri 4 comuni, Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Guglionesi, i volontari delle associazioni sono scesi in strada e sulle spiagge con il chiaro obiettivo di ripulire piccole parti del territorio. Un esempio per coinvolgere i cittadini nella tutela ambientale e stimolare un comportamento rispettoso del territorio. Abbiamo scelto di far parlare gli stessi protagonisti e le istituzioni coinvolte in questa splendida manifestazione che a Termoli ha portato alla pulizia del tratto di spiaggia che va dal Circolo della Vela fino al porto turistico. La manifestazione è nata appunto 7 anni fa come messaggio forte per un territorio più pulito. Ambiente Basso Molise sono anni, più di 7 anni, che lavora per un territorio più pulito grazie all'operato del presidente, del direttivo e tutti i soci di Ambiente Basso Molise. Quest'anno per la prima volta realizzato in 5 comuni la manifestazione, qui a Termoli in collaborazione con Moligav, il gruppo di guardie ecologiche, e vuole essere un impegno costante e continuo per dare un messaggio forte che il territorio, l'ambiente è casa nostra, quindi mantenerlo pulito significa vivere anche meglio noi. La partecipazione per fortuna è in costante aumento, la sensibilizzazione funziona e anche il numero di associazioni che si occupano di ambiente cresce, per cui vuol dire che il messaggio viene recepito. Viene recepito anche per le nuove generazioni. Mariangela Di Biase, presidente Moligav, è la prima volta per voi qui al Green Day.
Sì, è la prima volta e spero che non sia neanche l'ultima. Ringrazio pubblicamente Luigi Lucchese per averci invitato e quindi tutto l'ambiente Basso Molise per averci invitato qui. Speriamo di poter essere presenti sul territorio per essere vicini ai cittadini del Basso Molise e soprattutto che i cittadini del Basso Molise capiscano l'importanza del nostro intervento, nostro non come associazione ma come semplici persone che vogliono far qualcosa per l'ambiente. Abbiamo un mare, una montagna, un Molise che è meraviglioso e dobbiamo far qualcosa per tutelarlo e per difenderlo, per noi e per i nostri bambini. Filomena Flori, assessore all'ambiente di Termoli, quanto sono importanti queste iniziative di sostenibilità ambientale? Sono importantissime per noi perché in questo territorio, nei primi due mesi di attività che ho potuto svolgere, ho notato che il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è un fenomeno molto importante in relazione all'inquinamento del territorio. Quindi queste iniziative sono assolutamente benvenute da favorire, da incrementare e noi come settore ambiente dobbiamo mettere in campo ogni iniziativa di supporto ed autonome anche per poter combattere questo fenomeno. La presentazione nel pomeriggio di oggi del percorso Paesaggi e Passaggi, viaggio in Molise tra terra e mare, posta nella zona prossima tra gli ospedali di Campobasso in località Tappino, un modello per la promozione di un turismo sostenibile con tre itinerari che partono dal Matese e giungono sulla costa adriatica. Resi noti i risultati delle rilevazioni radon sull'edificio scolastico in località San Lazzano a Isernia. I dati sono confortanti e divergono da quelli elaborati dall'ARPA. Perché? Lo chiarisce Domenico Lucarelli del AEL Group. Domenico Lucarelli, responsabile dell'AEL Group, azienda specializzata nel monitoraggio ambientale del territorio, ha reso noto i risultati delle rilevazioni effettuate sull'immobile della ditta Cicchetti in località San Lazzaro ed adibito a scuola. E i nostri monitoraggi hanno riscontrato un valore di gas radon che è praticamente lo stesso valore che si trova nell'ambiente naturale esterno, quindi sono valori tipici di questa zona e sono gli stessi che si trovano nell'ambiente esterno, quindi siamo ai livelli di gas radon naturale. Ma il metodo utilizzato da noi, che consiste nel dosare il gas radon tramite pellicole, è un metodo che è validato, così come è validato il metodo usato dall'ARPA, che invece ha utilizzato degli elettreti con un funzionamento presenza di gas radon che modifica un campo elettrico all'interno di questo contenitore. Ora, le pellicole solitamente non hanno dei problemi legati a circostanze casuali, tipo per esempio presenza di polveri, presenza di campi elettrici o campi elettromagnetici dovuti ad apparecchiature elettroniche. L'importante è posizionare questi dosimetri in luoghi dove appunto non possano essere raggiunti da polveri, non ci sono apparecchiature elettriche elettroniche, non vi sono pareti vicine e quindi la norma tecnica prevede di posizionarli a un'altezza di circa 1,50 m, 1,60 m dal pavimento e a dovute distanze dalle pareti. Questo è stato fatto da noi in 30 ambienti sia della scuola che della tipografia che di abitazioni circostanti in questa zona e da quello che ci è stato detto all'epoca dei rilevamenti dell'ARPA, alcuni dosimetri dell'ARPA erano stati posizionati in punti probabilmente più accessibili sia dagli utenti della scuola, a volte posizionati anche a brevi distanze dal pavimento, e nulla vieta che alcune interferenze dovute appunto alle polveri o dovute ad altre problematiche di quell'ambiente hanno prodotto un valore decisamente più alto di quello che è stato rilevato anche dall'ARPA in una fase successiva con monitoraggi propri, per esempio fino alla fine di agosto-settembre dello scorso anno. Si trova recluso in una cella del penitenziario di Larino un giovane rumeno dichiarato in arresto per rapina impropria. In un bar di via 20 settembre a Termoli, ieri sera l'uomo si impossessava dei cellulari della titolare dell'attività e il cellulare della figlia. Scattato l'allarme veniva rintracciato e bloccato a poca distanza dal bar dagli agenti della Volante.
Totale estraneità ai fatti, la risposta della UGL del Molise all'arresto di un proprio segretario egiziano di 54 anni con l'accusa di estorsione. Il sindacalista è stato intanto sospeso da ogni incarico. L'UGL sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile per i danni morali, materiali e di immagini arrecati alla forza sindacale. Comunicato al vetriolo del movimento La Rinascita, che critica fortemente le scelte politiche e amministrative che hanno portato a un decisivo peggioramento della situazione complessiva di Larino. È ora di finirla con questo teatrino, giù il sipario. Così comincia il pesantissimo comunicato stampa del movimento La Rinascita, che è nato a Larino alcuni anni fa per opera di tanti giovani interessati allo sviluppo del loro territorio. I firmatari del documento partono dall'indagine di Data Media, che mostra il pessimo stato di gradimento che i molisani, presi a campione, mostrano per l'attuale presidente della giunta Paolo Di Laura Frattura, che occupa l'ultimo posto nella scala dei valori dei presidenti di giunta regionale di tutte le regioni d'Italia. Molto è da ricondurre, affermano, all'annunciato naufragio del progetto di cambiamento illustrato in campagna elettorale da Frattura e dal centrosinistra regionale, che avrebbero dovuto costruire il Molise di tutti e che oggi è una regione sempre più di pochi. Nell'ambito della realtà di Larino, il cambiamento proposto da quella che chiamano la fabbrica del centrosinistra, vale a dire il Partito Democratico, SEL e l'Italia dei Valori, con la complicità di vari comitati, non ha prodotto alcuna inversione di tendenza rispetto alle amministrazioni di centrodestra. Si continua a non produrre vantaggi per lo sviluppo del territorio, utili soltanto a soddisfare gli interessi particolari. La sanità riduce il livello di tutela, si brancola nel buio, si incassano sonore bocciature ai piani di rientro, si garantiscono privilegi alle strutture private. La lenta ma inesorabile chiusura del Vietri di Larino avviene, scrivono, tra il silenzio e l'immobilismo dell'amministrazione del sindaco Notarangelo. Una mancanza quasi totale di iniziative a tutela del territorio, senza proposte forti a difesa di quello che si vuol togliere, come la possibilità di restare senza servizi adeguati, il tutto mentre Larino muore nel chiacchiericcio dei bar e negli interessi personali. Anche in Molise oggi e domani spazio alla cultura con paesaggi artistici, mostre e concerti in occasione delle giornate del patrimonio, manifestazioni di interesse nazionale promosse dal Ministero dei Beni Culturali dalle ore 20 alle 24, aperti alle visite turistiche dalla sera i palazzi Pistilli e Iapoce nel centro storico di Campobasso e il percorso museale al Castello Pandone di Venafro, domani sera in chiusura di programma un concerto per pianoforte al castello di Capua a Gamba Tesa. Nasce a Isernia l'Adiform per la formazione di quadri dirigenti in collaborazione con la CUOA. L'iniziativa è stata illustrata a Palazzo San Francesco, sempre Michele D'Alessio. Emilia Petrullini, già dirigente regionale da poco in pensione, continua ad interessarsi del territorio. Nasce così l'incontro nel comune di Isernia, che ha visto la partecipazione di molte personalità preparate e motivate e tutte con la comune volontà di fare qualche cosa di buono per questo martoriato Molise. Come nasce Adiform e perché? Ci siamo incontrati più che chiamato a raccolta. È per l'esigenza del territorio, è per lo sviluppo del territorio. Io sono stata dirigente regionale per tanti anni e adesso che sono in pensione, diciamo, ho voluto tenermi un obiettivo da raggiungere, che è quello di sempre poi, lo sviluppo del territorio. Ho pensato che una formazione di alto livello possa servire a riprenderci. Sarà una mia idea e spero che abbia contenuto e soprattutto che si realizzi, ma per me avere una formazione qualificata significa saper condurre un territorio. Molte le aspettative per la partnership con la Fondazione CUOA, della quale ci parla il direttore Giuseppe Caldiera. Fondazione CUOA è una business school, è una delle più antiche business school sorte in Italia, nasce infatti nel 57 e fin da allora il nostro compito, la nostra missione è stata quella di contribuire alla formazione
formazione di una moderna, adeguata classe manageriale e imprenditoriale. Quindi questo è un po' il nostro scopo, quello di trovare nel Molise dei partner con cui provare a diffondere questa cultura di cui oggi c'è molto bisogno, soprattutto l'esigenza di avere un'adeguata classe dirigente di questo paese. Il Veneto, quando nacque il CUOA negli anni 50, era una delle regioni ad altissima emigrazione, che passava da una condizione contadina ad una industriale. Il tempo è passato, si sono realizzate delle cose molto interessanti, ma soprattutto attraverso un'attività di formazione noi riteniamo che si possa veramente oggi, in quella che è stata chiamata l'economia della conoscenza, ottenere dei risultati molto positivi. Io sono convinto che dobbiamo essere ottimisti in questa direzione. Siamo ad Isernia, le donne del Molise, appunti per un film sul fotografo Frank Monaco nell'Italia meridionale del dopoguerra, questa sera al Chiostro del Municipio, una pellicola diretta da Agapito Di Pilla. La fanfara degli Appini di Sant'Agapito sfilerà in corteo domattina in Sicilia, a Linguaglossa, provincia di Catania, per rappresentare le penne nere del Molise al quarto raggruppamento delle regioni del centro-sud. La banda musicale isernina è diretta dal maestro Florindo Matticoli. Il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, riunisce molti amministratori dell'area matesina e insieme a loro decide di contrastare ogni autorizzazione regionale per l'installazione di eventuali centrali a biomasse. La centrale a biomasse tra Campochiaro e San Polo Matese sta creando non pochi disagi alla regione che ha autorizzato la sua costruzione. Uno di questi disagi è rappresentato dalla novità importante che vede il presidente della provincia Rosario De Matteis e molti sindaci ed amministratori dell'area matesina scegliere apertamente la lotta giuridica per contrastare le autorizzazioni regionali concesse per tale installazione. La decisione è stata presa dopo una riunione specifica che ha visto l'adesione dei sindaci di San Polo Matese, San Giuliano del Sannio, Spinete, Colle d'Anchise, San Massimo, Guardia Reggia, Campochiaro e Sepino, oltre al capogruppo di maggioranza alla provincia di Campobasso Mario Colalillo, le associazioni Molise Arcobaleno e Molise Avventura e naturalmente lo stesso presidente De Matteis. Un'azione che si concretizza nell'adire le vie legali, dopo aver più volte espresso perplessità sulla scelta regionale, che tra l'altro è molto chiacchierata anche per possibili meccanismi di favoritismi e di interessi personali. Con tale scelta si spera così di vincere una battaglia ambientale, affermano unanimi i convenuti all'incontro, in un ecosistema assolutamente da proteggere e tutelare. La presenza della Chiesa Cristiana Battista in Italia è a Ripabottoni, organizzata in questo centro il 20 settembre del 1914 dopo l'interesse mostrato da Giuseppe e da Dario, a seguire serata di musica gospel. Questo è il programma odierno nel piccolo centro sul Biferno. Domattina invece celebrazione religiosa presieduta in paese dal pastore Ruggero Lattanzio. Oggi la stampa nazionale parla dell'esosità della TASI applicata al comune di Isernia, ma Tiziano Di Clemente da subito aveva evidenziato l'anomalia. Lo abbiamo intervistato. Per l'aliquota della TASI applicata dal comune di Isernia siamo finiti in cronaca nazionale, ma il Partito Comunista dei Lavoratori Italiani, con Tiziano Di Clemente, aveva da subito denunziato l'anomalia. Il comune di Isernia purtroppo qui ha applicato il principio della progressività dell'imposta all'incontrario, cioè penalizzando i ceti più deboli, i ceti popolari, e avvantaggiando i ceti più ricchi. Infatti, come avete potuto constatare, la tabella della TASI, cioè la tassa cosiddetta sui servizi invisibili, porta i seguenti risultati. Viene applicato il 3,3 per mille alle case della gente normale, quindi lavoratori, pensionati, insomma piccoli lavoratori autonomi, la gente normale, e leggiamo l'aliquota 0 per le case di lusso, cioè a 1, a 8, a 9, e questo ci sembra una cosa davvero, diciamo, sbalorditiva ed iniqua. E
qualcuno potrebbe dire che i ricchi nelle case di lusso di queste categorie pagano già l'IMU al 4 per 1000, cosa che non è prevista per il resto dei possessori di case. Però non è così, perché la massima aliquota che il comune poteva applicare non è il 4 per 1000 ma il 6 per 1000, quindi si poteva ben applicare o il 6 per 1000 alle case di lusso ai fini dell'IMU, oppure mettere il 2 per 1000 sulla TASI, in modo che queste risorse consentivano di sgravare il peso sul resto delle fasce popolari. Insomma, ci ritroviamo alla fine che l'IMU, che prima non veniva pagata dalla gente comune, adesso viene pagata al 3,3 per 1000, con una detrazione di 70 euro soltanto per chi non supera i 600 euro di rendita, e quindi diciamo quasi per nessuno, e per cui ci troviamo con un aggravio di queste imposte sulla casa, parliamo della prima casa, sulla gente normale, e su sostanzialmente uno sgravio per i ceti ricchi. Si tratta di un errore tecnico o una scelta politica? Ma come riporta la delibera, non è un errore tecnico, dobbiamo capire che è una scelta politica, però se fosse un errore tecnico e volessero avvedersi, noi appunto l'abbiamo rilevato e l'abbiamo proposto, perché anche la stessa Costituzione riporta il principio della progressività dell'imposta, cioè chi ha di più dà di più, chi ha di meno ha meno possibilità dà di meno, cioè si tratta di sgravare sui ceti popolari il peso fiscale e di recuperarlo sui ceti ricchi. Conoscere poche ma vitali manovre di emergenza per salvare la vita ai bambini in difficoltà. Incontro formativo di primo soccorso pediatrico questa mattina a Palazzo d'Avalos a Vasto, organizzato dalla società Comma in collaborazione con la Protezione Civile Valtrigno. Percorrendo Viale del Castello a Campobasso si notano notevoli segni di degrado, ai margini della strada i rifiuti si accumulano, mentre alcuni parapetti in cemento risultano consumati e pericolosi. Si fa un gran parlare delle enormi possibilità per le città e i luoghi del Molise offerte dal turismo, ma poco si parla e si agisce sulla immagine complessiva che si offre a quei pochi che giungono dalle nostre parti. Viale del Castello a Campobasso è la strada che immette alla collina Monforte, il luogo che è il simbolo della città con il suo castello e la magia di un gran panorama. Ebbene, il turista, ma non solo, chiunque si ferma alla prima panchina della prima parte di strada, si trova catapultato in una sorta di discarica. Cartacce, rifiuti alimentari, lattine, contenitori di plastica, tutti i margini della strada sono imbrattati da tanto scempio. Colpa della diseducazione dei cittadini, è chiaro, ma anche di chi non predispone la pulizia, di chi non pulisce affatto, pur incassando fior di quattrini pubblici per il servizio, in questo caso del tutto negato, essendo i rifiuti lì giacenti da giorni e settimane. Più in su, poi, dove la strada curva per continuare nell'importante viale della rimembranza, c'è un parapetto in cemento che permette la vista panoramica di parte della città. Il parapetto, dove c'è, risulta estremamente rovinato e quindi assolutamente pericoloso. Comunque, visto e considerato che lo stato generale della città da anni non è il migliore, stiamo veramente valutando un dubbio che diventa sempre più certezza. Ma i turisti a Campobasso che dovrebbero venire a fare? Un fumetto e un video dedicato a Cosmo Teberino, memoria storica dei misteri nella città di Campobasso, la presentazione degli elaborati dal titolo In Paradiso ti conducano gli angeli, oggi pomeriggio nel museo di via Trento. In piazza Giovanni XXIII questa sera a Montenero di Bisaccia lo spettacolo teatrale dialettale Lumaccaturo. Tema dello spettacolo gli abusi sulle donne e su come esse possono ribellarsi dai maltrattamenti subiti. Ultimo appuntamento dell'estate questa sera a Ripa Limosani, torna la nona edizione di Calici sotto le stelle, musica e degustazioni di piatti tipici locali come la zuppa di legumi e le bruschette nella piazzetta del centro storico del paese. E adesso le previsioni del tempo.
Cielo prevalentemente coperto sulle zone montuose del Molise, con deboli piovaschi nella prima parte della giornata. Dalla sera parzialmente stellato. Le temperature odierne sono comprese tra i 20 gradi di Isernia e la massima di 31 su Termoli. Ventilazione sud-occidentale, poco mosso l'Adriatico centrale. Sulla regione è previsto molto sole domattina. Valori climatici in aumento, venti di direzione variabile. Siamo alla pagina sportiva, iniziamo dalla Serie D Girone F guardando le schermate, poi l'eccellenza e la promozione molisana. Vediamo per Ragnone, Termoli e Campobasso quali saranno le avversarie. Almafano, Giulianova, Miternina, Chieti, Celano, San Benedettese, Civitanovese, Maceratese, Jesina, Matelica, Fermana, Vis Pesaro, Olimpia, Agnonese, Recanatese, San Nicolò, Città di Campobasso, Termoli, Castelfidardo. Questo per la terza giornata. Scendiamo di categoria, Comprensorio Vairano Isernia, Montaquila Gambatesa, Olimpia Ricci a Casalnuovo, Gioventù Dauna, Vasto Girardi, Roseto Cliternina, Santeriana Venafro, Sesto Campano Fornelli e Sporting Matese Rocca Ravindola. Sempre per la seconda giornata, ma in promozione, Petacciato Real San Martino, Campo di Pietra Castelmauro, Macchia di Sernia Vinchiaturo, Pietra Montecorvino Frentania, Quercus Cercemaggiore Torre Magliano, Real Prata Hermes Toro, Ripari Mosania Life, chiude Spinete Montenero. Rientriamo in studio e cambiamo disciplina, passiamo all'atletica. Il tecnico federale Luciano Di Pardo ci presenta la Corrisernia di domani pomeriggio sulle strade del capoluogo dell'Alto Molise, una corsa promossa dalla società Nuova Atletica Isernia sulla distanza dei 10 km. Gli americani è la gara di eliminazione. È la gara di eliminazione che concluderà la. Saranno i big. Ci saranno, diciamo così, a parte Meucci che lo scorso anno è venuto, poi abbiamo portato fortuna, e Lalli che è stato qua già due volte in Sernia, quest'anno ho puntato su tre campioni d'Italia in carica, quindi sono più una serie di ragazzi tutti promettenti, nella speranza di magari portare fortuna come è successo l'anno scorso con Meucci. Quindi quanti giri sono il percorso dell'americana? 16 volate, 16 eliminazioni. Ogni aspola nel corso Garibaldi, ogni passaggio sotto il traguardo verrà eliminato l'ultimo, e fino ad arrivare all'ultimo giro in cui saranno in quattro a giocarsi il podio. Saranno una ventina i concorrenti? Saranno al momento sono 22. Ah, boh. E di cui, come gli altri anni, ho voluto incentivare i ragazzi molisani, quindi tutti i ragazzi molisani sono invitati e tutti hanno risposto molto volentieri e con entusiasmo, perché comunque siamo riusciti a creare una manifestazione che li invoglia a correre. Quello era il primo obiettivo, di motivare i nostri. Ai nostri ho affiancato, come dicevo, tre campioni d'Italia in carica che hanno vinto il titolo a Rovereto un mese e mezzo fa, che sono andati ai campionati europei di Zurigo. Chi sono? E sono Mario Razzine dell'esercito, Mohamed Abdi Qatar dell'aeronautica e Patrick Nasti delle Fiamme Gialle, rispettivamente 5.000, 1.500 e 3.000 siepi campioni in carica e presenti a Zurigo a rappresentare l'Italia. E, come diceva anche poco fa il vicepresidente, i nostri molisani? I nostri molisani, a parte Grano che sarà impegnato nella Corrisernia, in quanto la settimana successiva andrà alla maratona di Berlino, ci saranno da Mirko D'Andrea e Pier Marco D'Angelo i nostri. Ma nell'americana non ci saranno i molisani? Sì, 10 ragazzi, tutti i migliori molisani, ragazzi della Polisportiva, della Virtus, i nostri due della NAI, del CUS Molise. Tutti quelli che potevano correre sono stati invitati e tutti hanno risposto per cercare anche di dare qualcosa al nostro movimento, ecco. E poi c'è una parte dell'integrazione che prima diceva il nostro vicepresidente, che diversi di questi ragazzi sono italiani. Sì. E sono italiani di origine di un'altra nazione, quindi oramai il mondo è questo, e quindi anche nell'americana ci sarà l'esempio dell'integrazione che si è conclusa in qualche modo.
Invece nel pomeriggio di oggi sulla pista di atletica di Fontanavecchia a Campobasso, la sfida tra 8 rappresentative regionali della categoria cadetti maschile e femminile nella edizione numero 38 del Memorial intitolato a Prospero Musacchio, lanci, salti e corse sulle distanze brevi, mezzo fondo e marcia 5 km per atleti di età compresa tra 14 e 15 anni. Il Molise presenta circa 30 atleti su un totale di oltre 250. Torniamo al calcio, primo vero banco di prova per il Montenero di Nicola Lalo Pizzi domani pomeriggio alla volta di Spinete. Intanto il neo presidente Vincenzo Todaro ha riportato entusiasmo e competenza in società e nella cittadina adriatica con l'obiettivo programmato di un ritorno immediato in eccellenza. Quest'anno abbiamo una società nuova con alcuni dirigenti dello storico gruppo della Serie D, tipo il nuovo direttore generale Pasquale Tieri, c'è Gianfranco Pagano, c'è Paolo D'Aurelio, tutta gente che insomma il calcio l'ha fatta a Montenero, l'ha fatta per parecchio tempo e anche bene. Poi si erano un po' allontanati, io ho avuto la fortuna di poterli richiamare, di poterli avere al mio fianco. Sono stato fortunato insomma ad avere a fianco anche il direttore sportivo che ha fatto un grandissimo lavoro quest'estate, encomiabile, ci ha messo una squadra di primissimo livello e poi abbiamo la fortuna di un ritorno importante che è quello di Nicola Lallo Pizzi, che ha grandissime motivazioni e sicuramente quest'anno farà la differenza in panchina come alcuni giocatori lo faranno in campo. Merito mio c'è poco, l'unico merito che ho è quello di essermi affidato a delle persone competenti, a un gruppo che veramente vuole fare bene a Montenero. Speriamo di in breve tempo di riportarlo nelle giuste dimensioni, sempre con oculatezza e con la possibilità di poter gestire la società in un percorso a lungo termine, insomma. A lungo termine significa anche far crescere i ragazzi del posto, i ragazzi del circondario? Quello è il nostro obiettivo. Quest'anno speravamo nell'eccellenza, insomma, speravamo di poter organizzarci in modo diverso, in modo migliore, per poter puntare sui giovani. Purtroppo ci siamo ritrovati in promozione. Va bene così, insomma, abbiamo dovuto sconvolgere alcuni piani, organizzando in breve tempo una squadra che potesse subito ottenere i risultati. In programma nel pomeriggio di oggi la ricognizione del percorso di gara per il 15° rally di San Giuliano del Sannio, domani mattina la partenza ufficiale delle auto sportive da Corso Vittorio Emanuele a Campobasso in direzione Vinchiaturo e la prova speciale di San Giuliano. Infine vi ricordiamo che domani sera sulla nostra rete alle ore 22 immagini, contributi, interviste del campionato di calcio di Serie D Girone F nel programma TLT in rete. E con quest'ultima notizia è veramente tutto, grazie per la visione e per l'ascolto.